Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata ai ballottaggi per le elezioni amministrative. Andiamo subito all'Aquila, nel capoluogo di regione, remontata storica e inaspettata da parte di Pierluigi Biondi, il candidato del centrodestra che era in svantaggio al primo turno rispetto ad Americo Di Benedetto, candidato del centrosinistra. Biondi è riuscito a conquistare la vittoria in questo ballottaggio. Ballottaggio che ha visto una scarsa affluenza alle urne, meno 9.000 votanti rispetto al primo turno. Andiamo a vedere la vittoria, la annottata e la festa nel servizio di Daniela Rosone. Sarà il centrodestra ad amministrare l'Aquila per i prossimi 5 anni. L'Aquila sceglie il nuovo sindaco Pierluigi Biondi, ex sindaco del comune di Villa Sant'Angelo. Centrodestra che mancava dal 2007 nella guida del capoluogo. Una remontada che ha del clamoroso, per usare un gergo calcistico. Biondi spiazza tutti e rimonta a 12 punti, prendendosi lo scranno più alto del palazzo comunale. 2.000 voti personali in più, non si votavano le liste al ballottaggio rispetto allo sconfitto del centrosinistra Americo Di Benedetto. Abbiamo iniziato questa battaglia con grande convinzione, con grandi aspettative, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute, tutt'altro, eravamo partiti non più tardi di un mese e mezzo fa, eravamo indietro di un sacco di punti, credo che abbiamo saputo toccare le corde giuste di questa città, parlare agli aquilani liberi, agli aquilani che volevano il cambiamento, che volevano un rinnovamento, l'abbiamo fatto con una coalizione unita, coesa. In Consiglio Comunale arriveranno tanti giovani, tante donne, insomma siamo davvero contenti da questo punto di vista da un lato, però siamo anche consapevoli delle grandissime responsabilità che ci aspettano. Già dal primo exit poll Biondi era avanti e alla fine, al termine dello scrutinio, con 81 sezioni su 81, Biondi conquista il 53,52% contro Di Benedetto, fermo al 46,48%. Fuochi d'artificio e festa al comitato elettorale, qualche saluto romano e qualche coro da stadio, con un dato su tutti che fa riflettere: la bassissima affluenza alle urne. Un dato, quello dell'Aquila, in linea con la media nazionale, con un centrosinistra effettivamente in crisi. Beh, lo dimostra il voto, lo dimostra il voto. Io sono molto nuovo, diciamo, benché abbia avuto esperienze amministrative, tutta la coalizione eleggerà la metà dei consiglieri comunali, saranno persone o alla prima esperienza o comunque che non hanno avuto nell'ultima legislatura un ruolo, ci sono un sacco di persone anche con esperienza, però di età giovane. Io credo che se sapremo mettere da parte i nostri interessi di partito e mettere avanti a tutto il ruolo dell'Aquila, dell'Aquila capoluogo di regione, potremo toglierci belle soddisfazioni insieme agli aquilani. Un'ultima domanda, un po' così di gossip, di colore: cosa le ha detto sua moglie non appena visto i risultati che la davano per vincente? Ha scherzato, ha detto ci vediamo fra 5 anni. Andiamo avanti con le elezioni all'Aquila e andiamo a vedere il versante che esce sconfitto, quello del centro-sinistra, che dovrà riflettere su questa pesante debacle, soprattutto nel capoluogo di regione, ma anche restando alla provincia aquilana, ad Avezzano, dove Di Pangrazio esce sconfitto, quindi il nuovo sindaco è De Angelis. Dunque torniamo ancora all'Aquila e andiamo a vedere il servizio che riguarda la sconfitta di Americo Di Benedetto. Una debacle, solo così si può definire quella del centro-sinistra al ballottaggio dell'Aquila. La coalizione si fa rimontare di ben 12 punti in 2 settimane, Di Benedetto perde 4.000 voti e vanifica il distacco che aveva al primo turno e che sembrava già far avere in tasca la vittoria al centro-sinistra. E pensare che alle primarie avevano partecipato più di 10.000 persone. Beh, io credo che ci sia stata, non è una sola motivazione che ha portato a questo, un pochino il fatto che ci si è cullati sull'11% di vantaggio, quindi un pochino si è abbassata la tensione della competizione, un po' i giorni sono quelli che sono, quindi se non sei tanto determinato, la determinazione di chi deve portare avanti una proposta alternativa è più forte e reale, e un pochino anche il trend nazionale ha un po' modificato le cose. Un pochino di questo io credo di sì, non tanto perché poi si ascolti l'indicazione di chi ha governato il percorso. Io in realtà ho affrontato la campagna elettorale al primo turno con 6 avversari, cioè erano tutti contro di me, perché io rappresentavo una sorta di continuità, anche se ho cercato di declinare
eliminare la mia discontinuità in una maniera, diciamo così, equilibrata, e credo però che una parte di quell'elettorato, avendo espresso un voto comunque contro, lo ha ribadito attraverso una contrarietà. Ne esce un PD che segna una clamorosa battuta d'arresto. Qualcosa non ha funzionato evidentemente in queste due settimane che separavano dal ballottaggio. Forse le troppe divisioni interne di cui il partito non parla ma appaiono sin troppo evidenti. Certo è che il centro-sinistra, come ha detto anche il sindaco uscente Massimo Cialente, deve fare ora una profonda riflessione. Il centrodestra vince all'Aquila, dove non era riuscito a prevalere, pensate, neanche 5 anni fa, sull'onda lunga dei risultati del governo Berlusconi nel fronteggiare l'emergenza del terremoto. Una bucciatura della ricostruzione che invece sarà gestita dal comune? Tutto può essere, comunque è tempo di analisi ora in casa PD. Si sono spostate alcuni equilibri, quindi va fatta una lettura politica a mio avviso molto attenta, che non sento neanche giustificare col disimpegno forse di una parte di candidati, insomma. È chiaro che devo riconoscere che il centrodestra ci ha creduto molto, ha lavorato molto, ha fatto intervenire anche bene, l'ho notato soprattutto negli ultimi giorni, la stampa, le stesse interviste di Berlusconi, rispetto anche a una campagna molto più soft da parte del centro-sinistra. E continuiamo con l'analisi del voto, adesso andiamo ad ascoltare l'intervista che Paolo Renzetti ha realizzato con il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi, che questa mattina è stato all'Università di Chieti. Andiamo ad ascoltare il servizio. Non ha nascosto l'esito negativo dei ballottaggi per il Partito Democratico, ma ha anche fatto dei distinguo spiegando che solo con l'unità si potrà tornare a vincere. Sandro Gozzi, sottosegretario di Stato con delega agli affari europei e fedelissimo di Matteo Renzi, guarda però avanti con fiducia. Su 160 comuni in cui si votava, il Partito Democratico, il centro-sinistra, ha vinto in 67, la destra ha vinto in 59. Io credo che il vero sconfitto di questa tornata elettorale sia il Movimento 5 Stelle, che praticamente scompare dal panorama della politica locale, e questo non vuol dire assolutamente che le cose siano andate bene, anzi io penso che potevano andare molto meglio. Penso però che ci sia di fronte a noi una destra a trazione leghista, estremista, stile Le Pen, guidata da Salvini, ci sia il qualunquismo dei 5 Stelle, ci sia un'offerta che il Partito Democratico deve migliorare costruendo un'alleanza delle idee a centro-sinistra. Questa è la sfida che abbiamo nei prossimi mesi. In Abruzzo parliamo un attimo dell'Aquila, capoluogo di regione. Dopo 10 anni di governo del Partito Democratico è arrivata questa vittoria del centrodestra, forse anche un po' a sorpresa. Secondo lei come mai gli aquilani hanno deciso di bocciare in un certo senso il Partito Democratico? Credo che le divisioni del centro-sinistra, le polemiche, gli inutili attacchi nei confronti del segretario del Partito Democratico da parte di altre forze del centro-sinistra a livello nazionale non aiutino poi quando a livello locale si presentano delle alleanze di centro-sinistra. È perfettamente schizofrenico lavorare e dire che il futuro è il centro-sinistra, il futuro sono alleanze di centro-sinistra, presentarsi in coalizione a livello locale e sparare contro il baricentro del centro-sinistra a livello nazionale, che è il Partito Democratico e in particolare il segretario del Partito Democratico che si chiama Matteo Renzi. Prima i nostri alleati lo capiscono, meglio è per tutti. Continuiamo con l'analisi del voto, adesso scendiamo a livello più regionale perché questa mattina abbiamo avvicinato sia il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, che il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per chiedere appunto un commento su quanto accaduto. Pagano ha ricordato il rinnovato impegno di Berlusconi, secondo lui decisivo in questa campagna elettorale, segnando anche la vittoria netta del centrodestra. Dal canto suo D'Alfonso e il Partito Democratico fanno mea culpa, il presidente dice abbiamo perso e non c'è discussione, chiedendo anche una riflessione interna al partito. Vediamo.
Il PD esce sconfitto dalla tornata amministrativa in Abruzzo. Lo ammette in una nota anche il segretario regionale del partito Marco Rapino, che si dice amareggiato soprattutto per il risultato del capoluogo di regione. La debacle di L'Aquila, unita alla sconfitta di Avezzano, infatti, è il segnale più forte a livello della politica regionale. Segno, dice Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, che le politiche di D'Alfonso non sono gradite. Segnale inequivocabile del vento che soffia verso destra, continua Pagano, da raccogliere anche a livello nazionale. Il risultato dell'Aquila in modo particolare dà la misura di quanto evidentemente il centrosinistra e il PD in modo particolare stia vivendo una fase di gravissima crisi. È evidente che c'è disaffezione anche per le politiche regionali, non è gradito evidentemente il presidente della regione D'Alfonso. È un segnale chiaro, inequivocabile, che in questo momento si dovrebbe tornare a rivotare anche a Pescara e in Regione Abruzzo, e certamente per noi sarebbero momenti di gloria. Io sono sicuro che gli elettori di Avezzano e degli altri comuni dove si è tornato hanno votato così perché rimpiangono i governi di centrodestra. Il presidente D'Alfonso chiede al suo partito di riflettere sulla sconfitta, soprattutto su quella dell'Aquila, dove dice ero convinto di vincere. Per D'Alfonso c'è bisogno di radicalità, un tema che sarà affrontato all'interno del PD. Sono dispiaciuto, io ero convinto che vincevamo all'Aquila, ad Avezzano, e devo dire che avevo anche ottimi giudizi riguardanti altri centri minori in Abruzzo. La sconfitta di L'Aquila e di Avezzano pongono un problema da affrontare e da risolvere. Ero convinto della qualità del candidato all'Aquila e ad Avezzano, del lavoro fatto da me apprezzato, della qualità delle liste e anche di un rapporto funzionante tra istituzioni e cittadinanza. La democrazia è fatta così. Ogni volta si ricomincia da zero e poi quando si va a contare bisogna essere all'altezza di vincere. Certo, io scrivo nella mia rubrica come questi due risultati sono due sconfitte rispetto alle quali la classe dirigente dovrà rimettersi a zappettare, a ricreare un rapporto funzionante, una capacità di ascolto e di veduta, e anche a trovare una radicalità capace di fronteggiare i problemi che i cittadini pongono. Ed ora andiamo ad Ortona, ballottaggio atipico, almeno per quanto riguarda la nostra regione in questa tornata amministrativa per la città teatina, dove si sono confrontati e scontrati due candidati di altrettanti raggruppamenti civici. A spuntarle è stato Leo Castiglione, metà degli ortonesi però ha disertato le urne. Vediamo il servizio. La battaglia tra liste civiche l'ha vinta Leo Castiglione, fuori tutti i partiti maggiori già al primo turno. Unico caso in Abruzzo, 5.700 ortonesi hanno scelto l'ex assessore preferendolo all'altro civico Giorgio Marcheggiano, staccato di 470 voti. La metà degli elettori però non ha votato, segno della disaffezione alla politica nel comune teatino. Disaffezione a cui fanno riferimento sia il neosindaco che il suo sfidante, entrambi convinti che sia necessario lavorare per riconquistare la fiducia dei cittadini. Questo sarà l'impegno di questa amministrazione. Per 5 anni lavoreremo per recuperare la fiducia di quel 49,4% che oggi, ieri non è andato a votare. Questa purtroppo è frutto della disaffezione verso la politica e credo che i partiti abbiano una grossa responsabilità. Questo sarà il primo compito sia della maggioranza che dell'opposizione, ricreare un clima di fiducia tra l'amministrazione e la città. Per cui quello penso sia il primo onere sia del futuro sindaco Leo Castiglione che da parte nostra come minoranza in consiglio comunale. Ospedale, deposito del GPL e porto. Queste le prime cose da affrontare, dice il primo cittadino, che assicura che si metterà subito al lavoro per favorire la stagione turistica estiva. Farò tutto quello che posso fare, chiederò la convocazione del comitato ristretto dei sindaci per valutare appunto la chiusura già prevista del pronto soccorso. Dopodiché vedremo per il deposito GPL, studiare bene qual è la situazione attuale e poi prendere tutti i provvedimenti che sono nelle mie competenze. Dal canto suo Marcheggiano si dice pronto a collaborare con l'amministrazione Castiglione su temi condivisi e chiede al neosindaco di raccogliere la proposta che riguarda i comitati di quartiere.
Con quello strumento eletto democraticamente dai residenti di ogni area del comune di Ortona, noi avevamo immaginato questa possibilità, per cui, volendo dare un piccolo consiglio a Leo Castiglione, che sicuramente non ha bisogno dei miei consigli, direi di percorrere questa via. Guardando a lungo termine, l'obiettivo per questa legislatura qual è? Ortona ha due vocazioni, quella turistica e quella agricola. Lavoreremo su questi due settori, oltre al porto, logicamente, dove aspettiamo questi famosi fondi del Master Plan, cercando soprattutto che vengano su questo territorio e non prendano altre strade. Parlando degli altri risultati, l'abbiamo citata in precedenza, la città di Avezzano, eletto sindaco Gabriele De Angelis per la coalizione di centrodestra con il 53,84% dei voti, secondo Giovanni Di Pangrazio con il 46,16% dei voti, sindaco uscente, candidato per la coalizione di centrosinistra. A Martinsicuro, eletto sindaco Massimo Vagnoni, sempre per un raggruppamento civico che fa riferimento al centrodestra, con il 55,70% dei voti, battuto Paolo Camaioni con il 44,30% delle preferenze. Proseguiamo con il nostro giornale, lasciamo le elezioni, apriamo la pagina della cronaca. 6 persone sono state arrestate dagli uomini della Guardia di Finanza di Chieti nell'ambito dell'operazione denominata Fantomas, che ha permesso alle Fiamme Gialle di sgominare un'organizzazione dedita alle truffe e al riciclaggio. Vediamo. Riciclaggio, autoriciclaggio, truffa, sostituzione di persona, falsità materiale, falsità ideologica e false attestazioni. Questi reati di cui devono rispondere 10 persone, di cui 6 destinatarie di altrettante misure cautelari eseguite nelle ultime ore dai militari del nucleo di polizia tributaria della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Chieti. Gli arresti, 3 in carcere e 3 ai domiciliari, sono stati eseguiti nell'ambito dell'operazione denominata Fantomas. Dei 10 indagati, 9 sono abruzzesi di Chieti, Pescara e Francavilla al Mare. Avevano un'abilità straordinaria nel dissimulare attraverso la produzione di documenti di identità fasulli la loro reale identità. Avevano una capacità organizzativa estremamente elevata perché ognuno di essi all'interno di questa consorteria criminale aveva un proprio specifico ruolo. Vi erano quelli che si occupavano delle finte transazioni immobiliari, ma vi erano anche quelli addetti a successiva attività di riciclaggio dei proventi così leggermente acquisiti. Sono in corso tuttora delle indagini anche in campo internazionale e stiamo inseguendo il flusso del denaro così leggermente acquisito per portarlo al sequestro e eventualmente alla confisca. Ci siamo messi sulle loro tracce grazie ad una complessa attività che ha goduto dello straordinaria attività di coordinamento della Procura della Repubblica di Chieti. In splendida sinergia siamo riusciti a usufruire di strumenti tecnici che ci hanno consentito di seguire passo passo questi delinquenti e poter così decidere di interrompere la loro attività nel momento in cui abbiamo compreso che stavano per colpire ancora. È circa un anno che li stavamo seguendo e soprattutto abbiamo avuto difficoltà nella fase iniziale per cercare di individuare la loro reale identità e per questo abbiamo voluto chiamare l'operazione Fantomas in ricordo di quel mitico personaggio creato da scrittori francesi all'inizio dell'altro secolo. Ed ora torniamo sull'omicidio dell'oncologa teramana Ester Pasqualoni, uccisa dal suo stalker nel parcheggio dell'ospedale Val Vibrata, che porta già il suo nome per volontà della ASL di Teramo. Il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini è intervenuto su questo fatto di sangue e ha annunciato provvedimenti per combattere il cosiddetto femminicidio. Legnini, in accordo con il capo dello Stato Sergio Mattarella, ha proposto di creare all'interno delle procure delle commissioni specializzate per seguire questo tipo di reato. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Non si sopisce nel teramano l'onda di sdegno e dolore causata dall'efferato omicidio dell'oncologa Ester Pasqualoni per mano e coltello del suo stalker. Per uno strano destino, i funerali della vittima e del suo assassino, che si è suicidato subito dopo averla straziata nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero, si sono svolti in due diverse chiese di Teramo, quasi alla stessa ora, nella stessa città.
Sulla morte della dottoressa Pasqualoni, caso ormai nazionale, è intervenuto anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che ha già proposto al capo di Stato Mattarella come soluzione ai casi di femminicidio e stalking la costituzione all'interno delle procure di commissioni specializzate a seguire questi fenomeni. E sul commento rilasciato dal capo della polizia Franco Gabrielli all'indomani del caso di Sant'Omero, il vicepresidente Legnini dimostra qualche imbarazzo. Il prefetto Gabrielli sostiene che non si possono arrestare tutti gli stalker. Lei è d'accordo? Beh, insomma, mi sembra un'affermazione detta così, insomma, non, da completare. Se tutti gli stalker sono noti, si è accertato che sono stalker, bisogna agire di conseguenza, ma se invece sono ignoti è difficile arrestarli, ma non comprendo questa affermazione, non ho ben compreso. Noi stiamo già facendo un lavoro su questo tema così importante, quello del femminicidio, della violenza di genere. Io ho incontrato poco più di un mese fa le associazioni più rappresentative di volontariato e di tutela delle vittime di reati appunto di genere, e abbiamo avviato una procedura nella commissione consiliare competente per verificare ogni possibilità di miglioramento sotto il profilo organizzativo della risposta giudiziaria a questi reati, che purtroppo non accennano ad attenuarsi, anzi sotto alcuni aspetti sembrano avere un carattere diffusivo molto, molto elevato. E credo che nell'arco di alcune settimane, di questo ovviamente ho parlato anche con il Presidente della Repubblica, noi assumeremo una qualche conclusione operativa. Voltiamo pagina. Che il ponte sia il primo passo di un avvicinamento concreto fra le comunità di Pineto e Roseto degli Abruzzi. È stato l'auspicio con cui si è dato il via ai lavori per la costruzione del ponte ciclopedonale sul fiume Vomano nel territorio di Scerne di Pineto. Il ponte dovrà servire a rinnovare l'attenzione alla qualità ambientale del fiume Vomano. Vediamo il servizio. Un altro pezzo importante e fondamentale per la realizzazione del Bike to Coast, la ciclovia che collega Martinsicuro a San Salvo, 2.400.000 euro investiti su questo ponte che collega Pineto a Rosete, un'infrastruttura assolutamente fondamentale sia per il turismo ma soprattutto per il risanamento ambientale, per i cittadini. La Regione Abruzzo sta investendo molto sul cicloturismo sia lungo la costa ma soprattutto verso l'interno. Nel nuovo master plan abbiamo messo in campo 60 milioni di euro per la realizzazione della più grande infrastruttura ciclopedonale di tutto il centro-sud Italia. Questo oggi è l'inizio di un percorso ormai che viene da alcuni anni. L'anello mancante è lanciato alcuni anni fa, il fatto di unire queste due comunità oggi si avvera e inizia un percorso che però è solo un pezzettino, perché una volta fatto il ponte noi, e quindi siamo già d'accordo sia col Comune di Pineto che col Comune di Roseto degli Abruzzi, implementare l'idea di un porto unico tra Roseto e Pineto, perché già c'è, il fatto di rivedere anche ambientalmente e urbanisticamente questo territorio che ha alti pregi ambientali, quindi bisogna ragionare insieme. Il ponte è la partenza di un discorso più lungo. Continuiamo con il nostro telegiornale, ma adesso apriamo la pagina dello sport. Si attende nelle prossime ore la conclusione della operazione Skriniar tra Sampdoria e Inter. La cessione ai blucerchiati di Caprari potrà far entrare nelle casse del Pescara circa 5-6 milioni di euro da poter investire sul mercato. Nelle prossime ore sarà ufficializzato l'attaccante Simone Andrea Ganz. Il servizio di Andrea Costantini. Un'operazione che può rendere felici due club. La cessione del difensore Milan Skriniar dalla Sampdoria all'Inter si riverbera positivamente sui nerazzurri e sul Pescara per l'inserimento chiave di Gianluca Caprari, che passerà a titolo definitivo ai blucerchiati quale contropartita tecnica dal valore di circa 12 milioni di euro per saldare parte del prezzo del difensore sloveno. Da un lato l'Inter può fare una plusvalenza di 7-8 milioni utile al fair play finanziario. Il Pescara ha diritto al 50% del prezzo di
rivendita del cartellino e quindi 5-6 milioni finirebbero nelle casse del Delfino con la possibilità di finanziare una parte del mercato biancazzurro. Circa gli obiettivi in entrata, i prossimi giorni saranno decisivi per Simone Andrea Ganz, per il quale si aspetta la firma visto che l'accordo con la Juventus è stato trovato e Ganz approderà in biancazzurro per 1,5 milioni di euro pagabili in 3 rate annuali, così come tutto fatto con l'Inter per Koulibaly, che passerebbe in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. I nerazzurri però vorrebbero dirottare il giovane senegalese in primavera, mentre Koulibaly vuole giocare tra i grandi dopo aver debuttato in Serie A. Per questo la situazione è in stand-by. Ed ecco perché su Koulibaly sembra aver messo gli occhi ora anche il Genoa, che medita di acquisire il cartellino del gioiellino della scuderia di Campli. Giovani che invece saliranno nella Milano sponda nerazzurra sono i baby Marco Pompetti del 2000 ed il classe 2003 Lorenzo Peschetola. In caso di futura rivendita sui due ragazzi, il Pescara incasserà anche in questo caso il 50% del prezzo. Presi dall'Inter Carraro e Palazzi, per quest'ultimo c'è anche l'ufficialità, nelle ultime ore il Pescara conta di mettere nero su bianco per il prestito dall'Atalanta del giovane ivoriano Emmanuel Lattelat. Successivamente sarà la volta anche di Cristian Capone, altro attaccante in prestito dal club orobico. Sempre nelle prossime ore la Sampdoria produrrà l'accelerazione decisiva per accaparrarsi Murru del Cagliari, ma l'operazione potrebbe non ripercuotersi come ipotizzato sulla cessione agli isolani di Cristiano Biraghi, visto che tra le contropartite tecniche inserite dai blucercati c'è un terzino sinistro come Vasco Regini. Il laterale difensivo milanese resta comunque sul taccuino di Bologna e Udinese e fa parte di quel treno di giocatori, con Zampano, Benali e Memushai, che potrebbero lasciare Pescara. La Pescara Pallanuoto torna in Serie A2 in un palapallanuoto gremito di tifosi. La squadra di Mammarella batte con autorità 1-17 il CUS Messina nella gara 3, quella decisiva. Ascoltiamo il capitano Giovanni San Nicola, che ha recuperato da un infortunio giusto in tempo per giocare nella cosiddetta bella. Paolo Sinibaldi. Beh, capitano Giovanni San Nicola, è arrivata una Serie A incredibile, 1-17 davanti a un pubblico, delle grandissime occasioni, tutto pieno al palapallanuoto. Il gol numero 11, quello che di fatto ha segnato la Serie A2, lo hai realizzato tu. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutta questa gente che oggi ha corso numerosa alle Naiadi. È stata sicuramente una spinta in più per tutti noi. Per quanto riguarda me, per me la cosa più importante era esserci oggi, essere insieme ai miei compagni e conquistare tutti insieme questa Serie A che ormai mancava da troppo tempo. Ma che entusiasmo! Io non so, tu hai quasi 32 anni, diciamo così, una cosa del genere penso che non l'avevi mai vista nella pallanuoto giocata da te. Diciamo che qua a Pescara no, era tanto che non vedevamo una cosa del genere. Ci speravamo, dopo quello che abbiamo visto settimana scorsa con la nazionale, abbiamo fatto un appello, la città è venuta numerosa e ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo secondo e per noi questa è, non possiamo che ringraziarli perché è sicuramente anche merito loro. Paolo, poi ci tenevo a fare una dedica speciale a una persona che io non ho avuto la fortuna di conoscere, ma che ha dato tanto per la pallanuoto e per Pescara, che è Gabriele Pomiglio. Sicuramente è una vittoria che dedichiamo anche a lui, perché è una persona che, ripeto, purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere, ma che ha dato tantissimo a questo sport e a Pescara soprattutto. Ringrazio Luca Manprin perché con la sua gentilezza, la sua bontà, la sua professionalità ha permesso che io oggi abbia potuto giocare insieme ai miei compagni. Io avevo chiesto qualche minuto, Checco mi ha concesso diversi minuti e il gol alla fine, ripeto, per me è una gioia immensa, ma la gioia è aver vinto questo campionato tutti quanti insieme, perché l'abbiamo meritato dalla prima all'ultima giornata. Nonostante molti non ci credevano, noi abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi. Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, organizzato per la stagione 2017 la 64esima edizione dei campionati nazionali di atletica leggera su pista, con la collaborazione e l'organizzazione tecnica del Centro Regionale Libertas dell'Abruzzo e con l'approvazione della Federazione Italiana di Atletica
leggera. La manifestazione avrà luogo per la prima volta a Chieti sabato 1 e domenica 2 luglio presso lo stadio comunale Guido Angelini. Le gare sono open, aperte cioè alla partecipazione di atleti non tesserati ad associazioni affiliate al Centro Nazionale Sportivo Libertas, ma purché tesserati della FIDAL. Sono convinto che questo grande evento potrà dare lustro alla città e il commento del commissario regionale Libertas Abruzzo Massimiliano Milozzi, che ha continuato: arriveranno nel capoluogo teatino oltre 1000 persone fra atleti, dirigenti delle varie società e parenti ed amici degli atleti, che saranno ospitati nelle varie strutture alberghiere della città, creando così anche un movimento turistico ed economico. È tutto per l'edizione della notte del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buonanotte.